Continuano la sfilza di interviste dopo Cuneo Città di Castello, siamo qui con Andrea Rossi, ex di turno. Andrea, com'è stato ritornare in questo palazzetto innanzitutto? Le sensazioni erano molto buone, è stato bello tornare qua, mi dispiace soltanto che oggi non abbiamo giocato, secondo me, non siamo proprio entrati in partita e non abbiamo fatto una bella figura e mi dispiace molto, ci tenevo a giocare bene, a far giocare bene la mia squadra. Questo non è accaduto e niente, adesso ci rimbocchiamo le maniche, torniamo giù a Castello e c'è da lavorare. Effettivamente siete sembrati un po' sottotono, secondo te qual è stato il problema? O meglio, è stato un problema mentale o proprio Cuneo vi ha schiacciato sotto ogni punto di vista? Allora, loro sono partiti subito forte e io ho come la sensazione che abbiamo mollato fin da subito. Noi siamo una squadra che comunque da tanto anche in difesa e oggi l'atteggiamento non era quello giusto. Si è visto poi sia in ricezione, in attacco e niente, noi, ho detto, non siamo entrati proprio in partita, non c'è nessun fondamentale che secondo me oggi vada salvato. Nonostante tutto però siete sempre in corsa per i playoff, secondo te questa sconfitta potrà influire parecchio le prossime due partite oppure è stato solo uno stop, si resette e si riparte? Spero più nella seconda, però in effetti cioè adesso sono tutte partite che per noi sono fondamentali e raccogliere punti in queste ultime partite ci garantisce una posizione migliore per i playoff e l'accesso, che è il nostro primo obiettivo. Vedremo contro Latina tra 2 settimane in casa nostra.